avevamo una storia importante che forse abbiamo affrontato male, non oggi. Devo dire che di storie importanti affrontate male in Italia ce ne sono tante quando parliamo di patrimonio, perché noi in Italia, leggevo prima una bellissima frase, guardiamo il nostro patrimonio con indifferenza. Lo guardiamo con indifferenza perché siamo nati e cresciuti in mezzo al patrimonio maggiore dell'umanità. Io qualche tempo fa, a giugno, ero in America a trovare mia figlia, in una piccolissima cittadina del Kentucky. Tutte le indicazioni, tutte le brochure mi portavano a vedere questo museo. C'era questa imbarcazione di legno del 1800 ed ero nella più grande nazione del mondo, di Obama, di tutto quanto. Quella era la loro storia. Noi in Italia siamo abituati al Colosseo, siamo abituati a Pompei. Quando guardiamo qualsiasi rudere, qualche cosa ci appartiene, però non è così, non deve essere così. Noi non possiamo affrontare in questa maniera qualcosa che ci appartiene, che appartiene non solo a noi, che appartiene proprio al mondo, con indifferenza. Perché se noi affrontiamo queste questioni con indifferenza, abbiamo N turigeno, cioè abbiamo situazioni che poi sono compromesse, perché turigeno è compromesso. Io non tolgo il punto interrogativo su turigeno, non è un patrimonio dell'umanità, è un patrimonio della stupidità. Perché se l'avessimo affrontato in maniera diversa, perché qui ha ragione anche il rappresentante della parte privata, perché poi alcuni accordi di programma costituiscono titolo, costituiscono diritti. E anche da allora che da questo punto di vista, probabilmente non oggi possiamo fare delle analisi che vogliamo, però oggi questo è lo stato dell'arte. Dico questo perché oggi, soprattutto, Tuigelo deve rappresentare un esempio per i futuri programmatori, consigli comunali, fare leggi, perché poi sia la sovrintendenza che la mia amica Luisana, assessore del comune di Cagliari, il mio amico sindaco, applicano le leggi, non è che si possa fare diversamente, non è che c'è qualcuno sopra di noi che legifera, che stabilisce, che norma. E allora io credo che oggi bisogna capire che se in Italia vogliamo far sì che questo patrimonio rappresenti la vera fabbrica dell'economia del nostro paese, bisogna che allora che chi fa le leggi debba investire di più su questo patrimonio, lo debba tutelare, debba dare quelle che si chiamano risorse per far sì che a Pompei non crollino i muri, che i nostri beni archeologici siano messi a sistema, che ci siano i custodi, che ci siano le brochure, che ci siano i soldi in qualche modo che possono far sì che vengano veramente visitati, altrimenti avremo tantissimi di questi esempi. Perché se noi non ragioniamo alla grande, dico, e diamo soltanto all'archeologia, al patrimonio che abbiamo in Italia, lo 0,2-0,3% del PIL che dà il paese, probabilmente noi fra 100 anni, e chi ci sarà fra 100 anni? Sarà come io quando sono andato in America, vedrò un rudere di un'imbarcazione o qualche piccolo buco o qualche piccolo resto. Questa è la realtà. E ora credo che queste devono essere le riflessioni che facciamo in questo momento, nel richiedere a tutti i livelli che su quello che è il patrimonio dell'umanità, sia se si chiami Turigeglio, sia se si chiami Parco Geminerario, se si chiama in qualsiasi altro sistema, venga data la giusta riconoscimento in termini legislativi, in termini di risorse, in termini di strumenti per coloro che ci lavorano, ci vivono e in qualche modo devono in qualche modo valorizzare. Perché questa è la scelta strategica che bisogna fare in questo momento, nel termine di investimenti. Noi in Italia lo dobbiamo fare più di qualsiasi altro paese, perché in Italia abbiamo la stragrande maggioranza del patrimonio dell'umanità. Non ce l'ha l'America, ma non ce l'ha neanche la Francia, non ce l'ha neanche la Spagna e non ce l'ha nessun altro paese in Europa. Siamo noi che lo abbiamo ed è su questo patrimonio che noi bisogna investire, perché è questo patrimonio che ci può far uscire dalla crisi economica che sta vivendo il paese, in cui abbiamo messo la finanza prima del patrimonio dell'umanità, abbiamo messo l'industria prima del patrimonio dell'umanità, abbiamo messo altre economie prima della cultura.
Perché se non torniamo a investire su cultura e patrimonio archeologico, è la scienza del conoscere, noi rischiamo veramente di diventare poveri, perché quella è la nostra miniera. Allora io credo che il Tuvigino deve rappresentare un esempio di scelte sbagliate, di stupidità sbagliate, di differenza sbagliate. Io mi auguro che si recuperi il ragionamento sul